Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video tutorial e ho deciso di realizzare il trucco che ho fatto al NYX Face Awards a Los Angeles. Avete visto i vlog, avete visto le foto, vi è piaciuto tantissimo, ho usato più o meno gli stessi prodotti, quindi cominciamo subito. Parto utilizzando una base cremosa e la applico su tutto l'occhio e la diffondo un pochino nella piega per creare una sfumatura. Prendo la Smokey di Urban Decay, la mia è caduta come potete vedere, maledizione! Utilizzo Dagger e lo applico su tutta la palpebra mobile. Poi con un pennellino da sfumatura appena sporcato con lo stesso ombretto vado a sfumarlo nella piega. Poi prendo Password con un pennellino da sfumatura un po' più ampio e vado a diffondere il colore. Poi con Combust e un pennellino da sfumatura un pelo più ampio vado a diradare il colore. Applico una matita nera all'interno dell'occhio e sporco bene la rima inferiore. Sfumo quello che ho applicato. Riprendo l'ombretto grigio e vado a fissare la rima inferiore. Con lo stesso pennello da sfumatura vado a diffondere, a sfumare bene quello che ho applicato. Poi prendo Armor con il dito e lo vado a picchiettare bene sulla palpebra. Io vi consiglio di applicarlo bagnato, io non l'ho fatto e ho visto che c'era un po' di fallout. Vado ad illuminare la zona con questo correttore illuminante di Shiseido. Fisso la base off camera e passo all'eyeliner. Come sempre, se volete vedere come applico l'eyeliner, vi lascio la schedina in alto a destra dove potete andare a vedere un video più nel dettaglio. Piego le ciglia e applico tanto mascara sia sopra che sotto. Sto usando questo qui di Sephora che non mi fa impazzire, ho provato a usarlo con l'applicatore dell'I Love Extreme di Essence e riesco ad ottenere un bel risultato come piace a me. Poi con Taupe di NYX vado a realizzare il mio solito contouring. E tiro fuori anche il septum, che nascondo sempre quando faccio la base perché sennò si sporca di fondotinta e si impolvera. Prendo una terra opaca e vado a scaldare il mio incarnato. Sempre con Taupe realizzo un leggerissimissimo contouring al naso. Come blush utilizzo Frat Boy di The Balm, che è uno dei miei blush preferiti di sempre, un passepartout, è bellissimo davvero. E come vedete esagero un attimo, quindi per rimediare prendo la mia Beauty Blender con cui ho applicato il fondotinta e vado a picchiettare in modo che il prodotto si sfumi e si amalgami bene. Come illuminante utilizzo questo ombretto di Kat Von D e lo applico bene sugli zigomi. Un po' anche sul ponte del naso, sulla punta e sull'arco di Cupido. Illumino anche l'angolo interno con lo stesso prodotto. E poi passiamo al Liquid Suede di NYX, bellissimo, il colore è Amethyst e davvero è fantastico. Come vedete non è opaco, comincio con una prima passata molto leggera e poi mi armo di pennellino per ridefinire bene i bordi. Con i colori un po' più chiari questo step non è necessario, però con quelli più scuri, se volete un bordo perfetto, io vi consiglio di usare il pennellino. Una volta definiti i bordi, passo con violenza proprio e applico un sacco di prodotto per avere il colore pieno e labbra intense. Questo è il make-up che ho realizzato per i NYX Face Awards, a me piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video!